Ciao ragazzi, nuovo appuntamento di Riding Experience by Torx. Io sono Cristiano e siamo di nuovo in sella per allenarci un po'. Oggi niente agendina grigia, l'ho dimenticata purtroppo, ma tranquilli, l'allenamento è tutto qui dentro, ok? Innanzitutto facciamo partire il nostro riscaldamento, tasto start della nostra SRX 3500 e iniziamo a pedalare, un pochettino di resistenza, la prendiamo dolce dolce per i primi 2-3 minuti, quindi giusto per far girare le gambe e iniziare a prendere confidenza con la bici. Intanto vi spiego il menu del giorno, così andiamo a vedere quanto saranno sostanziose le portate e quanta fatica dovremo fare per arrivare alla fine. In realtà oggi andiamo a proseguire il lavoro che abbiamo già iniziato precedentemente con le nostre progressioni in pianura, ma andiamo ad esaminare l'altro aspetto della fatica, quella aerobica, quella organica, ok? Quindi andremo a lavorare su quello che viene considerato il nostro fondo, quindi creando della resistenza, quella che in inglese viene chiamata endurance, che ci permetterà di allungare poi i nostri allenamenti, o meglio, anche tenendo gli allenamenti sempre all'interno di un'ora, che è poi il minutaggio, diciamo, più consono, soprattutto se si pedala indoor, anche per vincere il fattore noia, ma potremo andare poi a crescere di intensità. Per fare questo serve però un ottimo fondo. Quindi oggi abbiamo un allenamento non lunghissimo, saranno una cinquantina di minuti, ok? Quindi stiamo ampiamente all'interno dell'ora. Primi 10 minuti di riscaldamento, di cui ne sono già passati quasi due. Dopo andremo a fare un lavoro un po' più importante anche sul riscaldamento e poi mezz'ora di pianura, mezz'ora di ritmo più o meno costante, perché andremo in realtà a lavorare anche su un altro aspetto che dobbiamo assolutamente imparare per trarre il massimo dai nostri allenamenti. Andremo a lavorare anche sul fuorisella, quindi saranno mezz'ora dove terremo le 100 rpm se riusciamo, o comunque molto vicini alle 100 rpm quando avremo una resistenza che simulerà la nostra progressione in pianura, mentre andremo ogni tanto ad aumentare la resistenza simulando delle piccole salite che affronteremo in piedi sui pedali a 50 rpm. Il tutto sarà condensato appunto in questa mezz'ora. Dopo mezz'ora avremo una decina di minuti di defaticamento dove torneremo a casa tranquilli e con calma. Intanto sono passati 3 minuti del nostro riscaldamento, quindi abbiamo iniziato ad avviare il nostro motore. Ora cerchiamo di andare più su con le pedalate, di portarle vicino alle 90 in modo tale da scaldarci per bene. Se necessario, come in questo caso, andiamo ancora ad incrementare leggermente la resistenza per arrivare più facilmente alle 90 rpm, perché possiamo fare più forza sui pedali con un briciolo di resistenza in più e quindi possiamo permettere ai nostri muscoli di lavorare meglio, e continuiamo il nostro riscaldamento. Ok, quanto è difficile lavorare sull'endurance, quindi su quella che definiamo resistenza, soprattutto all'inizio, soprattutto se siamo alle prime armi? Beh, è molto difficile perché corriamo il rischio, se non eseguiamo un allenamento in maniera corretta, di andare ad esaurirci, ma nel modo sbagliato, e mi spiego. Affinché un allenamento possa essere considerato di resistenza, la
frequenza cardiaca non deve mai essere troppo elevata, diciamo tra il 60 e il 70 al massimo per cento della nostra frequenza cardiaca massima, ok? Il rischio però è che se io sono un soggetto poco allenato, se voglio iniziare ad affrontare un percorso di allenamento, oppure se vengo da un periodo di stop dove magari non ho una buona condizione, oppure se sono un neofita del ciclismo indoor, quindi se la mia abitudine è quella comunque di pedalare, ma pedalo tendenzialmente all'aperto, corro il rischio che le mie pulsazioni salgano più del dovuto perché non sono abituato alla tipologia di sforzo. Vi faccio un esempio pratico. A me piace pedalare, correre e andare a camminare, ma se io dovessi iniziare a nuotare e dovessi pensare di fare un allenamento di resistenza nel nuoto, beh, sicuramente sarà per me molto difficile mantenere la mia frequenza cardiaca all'interno del range corretto, perché è un esercizio per me nuovo e quindi andrà a crearmi uno stress maggiore e rischierò di andare molto più su con le pulsazioni del dovuto. Questo è lo stesso rischio che si corre anche qua, quindi non è così facile se siamo all'inizio questo allenamento, ma con le giuste accortezze possiamo sicuramente farlo. Quali sono le giuste accortezze? Io vi ho detto, in pianura a circa 100 rpm, in salita a circa 50. Beh, per evitare che le nostre pulsazioni crescano troppo, posso pensare di avvicinarmi, mantenere il 100 come valore di riferimento, ma di ascoltarmi un po' di più, quindi di andare a vedere se le mie pulsazioni crescono troppo e magari portare a 95-90 le rpm, ok? Molto bene, intanto sono passati quasi i 10 minuti del riscaldamento, ne mancano 3 scarsi, ci diamo una bella asciugata perché nel riscaldamento si inizia a far fatica e quindi si inizia a sudare, mettiamo il nostro bel asciugamano in modo tale da proteggere anche la nostra bike e andiamo ad esplorare quel mondo che vi dicevo andremo a conoscere meglio oggi, ossia il mondo del fuorisella, quello che viene definito danzare sui pedali. Per farlo però abbiamo necessità di andare a incrementare un pochettino la resistenza e andiamo su sui pedali. Allora, come si lavora in fuorisella? Allora, due scuole di pensiero, quella più vicina al fuorisella stradale, quindi con il peso del corpo proiettato in avanti, perché solitamente questa posizione si utilizza quando la pendenza della strada ci sale sotto le ruote e quindi il mio corpo è naturalmente proiettato in avanti, però questa posizione grava molto sui polsi, ok? Quindi posso correre il rischio di accusare troppa fatica sulle braccia. La seconda scuola di pensiero invece è quella del ciclismo indoor, che da questa posizione seduta per andare sui pedali si sale esattamente in mezzo alla bici. Vedete che le mani mi servono esclusivamente per mantenere l'equilibrio, posso addirittura utilizzarne una sola. Ok, torniamo intanto seduti perché sta per iniziare il nostro allenamento. Ci asciughiamo, asciugamano a posto, pronto, sta per scoccare la nostra mezz'ora. Prendiamo un bel respiro, scendiamo di nuovo con la resistenza, che oggi sarà proprio bassa bassa, dovremo
andare giusto a simulare la pianura e tra 20 secondi andremo su con le pedalate. Vi ricordo, cerchiamo di arrivare a quel numero obiettivo che sono le 100 pedalate al minuto, però senza fretta, senza problemi. Da adesso su con le pedalate, forza. Oh, molto bene, manteniamo queste 100 pedalate, cerchiamo di intervallare con i tratti di salita. Allora, abbiamo 30 minuti da coprire, quindi direi che potremmo inserire alcuni tratti in fuorisella di un paio di minuti ogni 7 di pianura. Ok, che ne dite, vi suona bene? Quindi avremo 7 minuti a 100 rpm, dopodiché 2 minutini dove andremo su con la resistenza a 50 rpm. Così facendo potremo inserire all'interno dei nostri 30 minuti di allenamento vero e proprio ben 3 blocchi sia di pianura che di salita. 7 14 21, 2 4 6, ci avanza ancora qualcosina che potrebbe essere pianura, giusto per avvicinarci al defaticamento in maniera corretta. Intanto in questo momento stiamo pedalando su questa bella strada dritta, perfettamente asfaltata, quindi già questo ci può far immaginare qualsiasi strada nel mondo, basta che non sia prettamente in Italia, perché è difficile, e ve lo dico dal fatto che le strade italiane purtroppo le conosciamo anche pedalando fuori, quindi pensate a una strada qualsiasi o anche magari al fatto che abbiano asfaltato quella strada in Italia che tanto vi piace. E questa strada è in pianura, perfetta pianura, un tavolo che ci scorre sotto alle ruote. L'unica nostra difficoltà è quella di mantenere il ritmo. Oggi vedete che abbiamo fatto fatica nei primi 2 minuti a trovare il ritmo di pedalata, dopodiché l'inerzia anche ci aiuta la bike in questo senso, perché una volta lanciata è perfetta per mantenere la velocità. Dobbiamo solo inserire il nostro cruise control e andarcene via a 100 rpm per 7 minuti. Ogni tanto ci asciughiamo prima di iniziare a fare la doccia e continuiamo a pedalare. Oggi è uno di quegli allenamenti dove correte il rischio di poter anche ascoltarmi e leggere un libro. No, non perché l'allenamento sia noioso, ma perché vedrete che vi verrà sempre più automatico, ed è proprio questo quello su cui vogliamo lavorare, ossia la capacità di mantenere questo ritmo in maniera quasi automatica, di riuscire a interiorizzare quelli che sono i ritmi della bici. La bici, il ciclismo in generale, penso sia uno tra gli sport più musicali che ci sia, più ritmici che ci sia, anche se all'interno della competizione non esiste musica. Ma voi avete mai provato a guardare una gara di ciclismo sotto questo aspetto? Beh, a me ogni tanto capita, e tutti quei puntini colorati che passano per le strade non sono in realtà tanti magnifici ballerini che organizzano una coreografia diversa tutte le volte, perché ci sono momenti in cui si viaggia tutti vicini, tutti quasi a formare un'immensa palla che
sale e scende per le strade del mondo. Ci sono momenti in cui ci si mette uno dietro l'altro, tutti in fila, come se volessimo toccare l'inizio e la fine del nostro percorso. E ci sono momenti in cui alcuni ballerini decidono di diventare protagonisti e da questo gruppo se ne vanno. Beh, a me ogni tanto capita di guardare le corse di ciclismo in quest'ottica e rimango impressionato da quanto sia la strada a dettare la coreografia. Non esiste la possibilità di scegliere una coreografia a tavolino, ma la strada, il momento, la situazione genera la coreografia più bella. E allora, visto che il ciclismo è uno sport ritmico, è giusto che anche noi entriamo nel ritmo, anche noi impariamo ad essere un po' ballerini. E se è facile essere ballerini seduti sulla sella, perché dobbiamo solo far muovere a tempo le nostre gambe, tra poco più di un minuto sarà un po' più difficile essere ballerini fuori sella. Non per niente i francesi chiamano l'andatura fuori sella andanseuse, quindi quale modo migliore di definirla se non danzando sui pedali? Grandi corridori hanno costruito la loro carriera per essere famosi nel modo in cui danzavano sui pedali. Diciamo che nei tempi recenti il più grande danzatore, chiamiamolo così, mentre ci avviciniamo al primo momento di salita, allora vi chiedo di andare un pochettino su con la resistenza in modo tale da iniziare poi a preparare le nostre gambe, perché tra 20 secondi, ormai solo più 15, andremo su. Vi dicevo che uno dei più grandi danzatori, se possiamo definirlo così, danzatori a pedali, ecco, mi piace questo modo, era sicuramente Contador. Ok, intanto su anche noi, come proprio come Contador, che non appena la strada saliva, lui iniziava la sua personalissima danza verso la vetta e sembrava quasi che non facesse fatica, che viaggiasse in una musica tutta sua. Ok, lui è sicuramente uno dei più grandi danzatori, stilisticamente bello, sempre eretto, dritto, mani sulla parte superiore del manubrio e se ne andava danzando. Abbiamo poi avuto anche noi, grandi, noi italiani, grandi danzatori sui pedali, magari un po' meno belli esteticamente, perché danzava sui pedali uno solo, quello che spesso era al comando, con le mani però nella parte bassa del manubrio, lui quando danzava, e era curvo sulla bici, perché lui ha sempre detto che la salita era una sofferenza, che andava forte solo per abbreviarla, quella sofferenza, ok? Beh, se siete un pochettino appassionati di ciclismo, avrete già capito di chi stiamo parlando. Stiamo parlando sicuramente del pirata, di Marco Pantani, che quando scattava aveva questa posizione curva che grandi giornalisti hanno accomunato a un altro grande corridore italiano, quasi come se ne fosse la naturale reincarnazione. Intanto abbiamo quasi finito il nostro momento di danza, quella sui pedali, perché andiamo giù di nuovo in sella, andiamo giù anche con la resistenza, ci asciughiamo e altri 7 minuti di pianura. Torniamo su con le pedalate. Vi ricordo, vicini o comunque 100 deve essere l'obiettivo delle pedalate
da seduti, chiamiamolo così, 50 quello delle pedalate danzanti. Oggi utilizziamo questo nuovo termine. Noi il fuorisella lo chiamiamo pedalate danzanti. Beh, vi dicevo che grandi giornalisti hanno accomunato il modo di affrontare la salita di Marco Pantani a un altro grande del ciclismo, Fausto Coppi. Anche lui, basso sulla bici, curvo, quasi demolito dalla fatica, però l'unica cosa che demoliva erano gli avversari, ok? Quindi è proprio così. Ci sono persone che hanno, corridori che hanno creato la loro fama, poi il loro essere riconosciuti al pubblico, anche il meno appassionato, per il modo di pedalare. Ora però mi sorge una domanda. Mi immedesimo in voi e, visto che abbiamo parlato di grandi vincitori di tappe, di grandi giri, non so nemmeno contare i tour, i giri, le vuelte che hanno messo insieme tutti e tre, se non che campionati del mondo, soprattutto penso a Coppi, che era lo spauracchio. Quando lo vedevano presentarsi a un campionato del mondo, gli altri dicevano: vabbè, sai cosa c'è, io oggi quasi quasi non corro, lo guardo. Milano-Sanremo, Coppi, se non ricordo male, vinse una Milano-Sanremo e dopo aver tagliato il traguardo, all'epoca le corse ciclistiche si seguivano per radio, decisero di trasmettere un po' di musica in attesa del secondo, perché era ancora Milano più o meno. Quindi abbiamo parlato di grandi vincitori che danzavano sui pedali, ma la domanda mi sorge spontanea: si va più o meno forte in salita se si va sui pedali? Ma soprattutto, perché poi non sempre la nostra ricerca è quella della velocità, ma è anche la ricerca di diminuire la fatica, come diceva Pantani, si fa più o meno fatica a pedalare in piedi sui pedali? Allora, discorso abbastanza ampio, lo iniziamo oggi durante questo allenamento. Se volete trovarne l'approfondimento, invece, poi vi invito a seguire il nostro podcast Testa sul Collo by Torx, in modo tale da avere più dettagli, più elementi per poter giudicare. Io oggi vi dico solo alcune cose, vi alimento un po' di curiosità. Allora, si va più o meno forte dipende dal motore, dipende se siamo più portati ad un lavoro cardiaco o ad un lavoro muscolare. Inoltre dipende quali dei nostri muscoli sono i più potenti. Perché? Perché bisogna analizzare un briciolo di anatomia del ciclista e del ciclismo. In questa posizione io posso mantenere 100 rpm facendo lavorare prettamente i miei quadricipiti, la mia coscia, la facciamo più facile, ok? Quindi questa parte qua su cui appoggio la mia mano. Se io sono carente in questo gruppo muscolare, allora rischierò di andare più piano rispetto ad un atleta che ha questo gruppo muscolare come gruppo muscolare più forte. Per cercare di non farmi staccare da questo avversario immaginario, allora vorrò puntare sul mio gruppo muscolare più potente, quello che ha più forze, che mi porta a andare più veloce. Mettiamo caso che quel gruppo muscolare siano i miei polpacci, ok? Quindi se sono in quella situazione, allora alzarmi sui pedali può aiutarmi a mantenere un'andatura più veloce, ok? Primo cenno di anatomia, che comunque poi vi ricordo, nel podcast trovate tutto
spiegato in maniera più dettagliata, abbiamo più tempo, possiamo chiacchierare di più e soprattutto non dobbiamo anche concentrarci sull'allenamento, allenamento che a 100 rpm ci sta portando ad ampie pedalate verso il secondo tratto di salita, quindi siamo quasi a metà della nostra fatica. Ok, vi dicevo, questo non è un primo accenno, ma andiamo a vedere dal punto di vista della fatica brevemente. Studi scientifici dimostrano che si fa più fatica proprio in termini di esaurimento muscolare, cardiaco, accumulo di acido lattico. Prendete la parola fatica e metteteci dentro tutte le accezioni che ne conoscete. Si fa più fatica a pedalare in piedi sui pedali rispetto a stare seduti. Prima controindicazione, l'incremento della frequenza cardiaca. A parità di velocità, a parità di pendenza della strada e a parità di resistenza o di rapporto spinto, la frequenza cardiaca di un atleta, dello stesso atleta, sale maggiormente se si alza in piedi sui pedali rispetto allo stare seduto. Ok? Bene, ora noi, passatemi il termine, ce ne freghiamo degli studi scientifici perché andiamo ad alzarci sui pedali, quindi su un pochettino di resistenza e nostra seconda salita, forza. Noi siamo contro quelli che dicono che alzarsi sui pedali è più faticoso, no, non siamo contro, era un modo simpatico per introdurvi la seconda salita, ma è una cosa che potete sperimentare anche voi. Vedete che tra l'altro noi abbassiamo anche il ritmo di pedalata, ok? Quindi teoricamente dovremmo fare meno fatica rispetto alla situazione precedente dove viaggiavamo a 100 rpm, ma sentite, il mio fiato è peggiorato, ho più fiatone di quanto non ne avessi prima da seduto, ok? Quindi è una prima prova che veramente sui pedali si fa più fatica a livello di fiato e di cuore, a livello cardiaco. Allora sembrerebbe quasi che alzarsi sui pedali sia inutile, sia controproducente, si tratti solo di un esercizio stilistico, come dicevamo prima, sia qualcosa bello da vedere, ma fine a se stesso. Beh, non è così, eh? Non è assolutamente così. E ve lo spiego tra 20 secondi, tempo di risederci in sella, di darci un'asciugata. Guardate anche come andare in piedi sui pedali aumenta la nostra sudorazione, sintomo che la nostra temperatura cresce. Ok, ci sediamo, giù con la resistenza, su con le pedalate. Ci aspetta l'ultimo tratto di pianura e poi l'ultima salita. Vi dicevo, sembra quindi che andare in piedi sui pedali sia solo un esercizio stilistico. Beh, non è così. Innanzitutto dobbiamo considerare che è vero che facciamo più fatica, ma alzarci sui pedali ci permette solitamente di spingere un rapporto o una resistenza leggermente maggiore a quella che riusciremo a fare da seduti. Motivo per il quale i grandi corridori, quando scattano in salita per vincere, si alzano sui pedali solitamente. Ok, quindi prima situazione, ma veniamo più a noi, più terra a terra. Qual è l'utilità di noi appassionati di ciclismo che magari ci stiamo allenando e informando attraverso questa riding experience di Torx e ci sta nascendo un po' quella voglia di andare ad esplorare il mondo su due ruote? Allora inizio ad allenarmi,
ascolto cristiano, perché mi trovo bene, quello che ci auguriamo noi tutti, e riesco a mantenere l'allenamento, ne vedo i benefici, e poi però voglio mettermi alla prova fuori. Allora decido, come solitamente si fa per mettersi alla prova. Non ho mai visto un ciclista che mi dica: mi metto alla prova fuori, voglio fare i 70 all'ora in pianura. No, solitamente quelle persone con cui ho a che fare mi dicono: guarda, ho seguito anche persone che hanno iniziato a pedalare da zero, e che mi dicono: guarda, mi piace pedalare, bello, però voglio testarmi, voglio fare qualche salita, voglio andare là dove il ciclismo è stato quello vincente, quello che si ricordano tutti. E allora si va, si parte in gita e si va a conquistare quelle vette che magari abbiamo sempre sentito nominare. Qual è l'utilità di alzarsi sui pedali durante la nostra personale sfida? Allora, innanzitutto, la prima è che in alcune situazioni o ci si alza sui pedali o si mette il piede per terra. Quindi, ragazzi, quello bisogna essere capaci a farlo. Bisogna essere capaci anche a riconoscere il momento di mettere il piede per terra. Personalmente posso dire, nella mia vita, di averlo messo più e più volte il piede per terra, almeno al primo tentativo, perché poi sono un po' una testa dura e allora ci riprovo, mi preparo meglio l'anno successivo, la salita so che è sempre quella e voglio vincere contro me stesso. Però alzarsi sui pedali ci aiuta a vincere i momenti di maggiore difficoltà. Inoltre, alzarsi sui pedali ci permette, proprio come fanno i professionisti, di andare a spingere un rapporto leggermente più duro e quindi di andare a modificare la nostra contrazione muscolare, andando a dare quel briciolo, se può così si può definire, di sollievo al nostro corpo. Vi spiego perché sollievo. Magari lo spiego a quelli che sono un pochettino più nuovi della bici, che non hanno magari mai affrontato, ma lo faremo anche qua, nella nostra riding experience, seduti nella nostra camera, perché guardate, sembra che sia una stanza, ok? Quindi noi vogliamo essere con ognuno di voi nella vostra stanza a pedalare, seduti nella nostra camera andremo a provare le emozioni di una salita, ok? E allora vedrete che quando la salita si fa dura, tutto il corpo inizia a gridare, e quando non si sa più che cosa fare per far smettere di gridare, si prova l'ultima carta, il jolly. Vabbè, mi alzo sui pedali, vediamo se per un pochino la smette. Ed effettivamente, se dosiamo bene questa possibilità che abbiamo di andare a danzare sui pedali, il nostro corpo permette di continuare. Ok? Quindi non è un esercizio fine a se stesso, ma è qualcosa che veramente conta, che veramente è utile se vogliamo migliorare la qualità, l'intensità e la durata delle nostre uscite. Intanto andiamo un attimo dentro l'allenamento, che come vedete sta viaggiando tranquillamente. Vi ricordo, siamo nell'ultimo tratto di pianura, manca 1 minuto e 40 secondi adesso all'inizio dell'ultima salita che andremo a affrontare su in piedi sui pedali, tratto di pianura che viaggia sempre a 100 rpm, quindi molto molto intenso a livello di pedalata, tratto di salita che, come nei due precedenti, viaggerà a 50 rpm. Ok? Ancora poco più di 60 secondi prima dell'ultima salita di giornata, poi avremo ancora un tratto di pianura a 100 rpm che ci proietterà subito nella discesa. Vediamola così, nel nostro
defaticamento, che non è nient'altro appunto che una discesa del nostro cuore, ok? Una discesa dei battiti del nostro cuore, dell'intensità di fatica, che ci porta a casa tranquilli a fare la doccia, perché ne avremo bisogno di una bella doccia oggi. Se non vi siete persi però il podcast sul sudore, andate a vederlo, perché vi spieghiamo a che cosa serve tutta quest'acqua che ci scorre addosso quando ci alleniamo. Però voglio dirvi subito una cosa, così sfatiamo i grandi miti, e i grandi miti vanno sfatati in grandi situazioni. E allora sui pedali, 50 rpm, sfatiamo il grande mito: sudare non fa dimagrire, ok? Vi lancio questa bomba così. Al minuto 35 di allenamento vi dico che sudare non fa dimagrire. Se volete capire il perché, sapete dove andare a trovare il podcast di Testa sul Collo, White Talks, non dimenticatelo. Però questa bomba, questa chicca, così ve la dico: sudare non ci fa uscire la pasta asciutta dal corpo. Quindi se io mangio 2 etti di pasta asciutta, è difficile che mi scorra poi sulle braccia quando sudo, È un indicatore dell'intensità di allenamento, ma è un indicatore che il nostro corpo funziona bene, ok? Ora non vi voglio svelare troppo, perché altrimenti poi il podcast ha poco senso. Andate a sentirlo, troverete tante ottime informazioni sul nostro amico sudore. Inizia a farsi impegnativa quest'ultima salita, perché si sente proprio che il cuore fa più fatica ad andare su come prima. Ma ci manca pochissimo ormai, 20 secondi. Due, uno, e ci sediamo. Oh, molto bene. Giù con la resistenza, 100 rpm, ancora per 3 minuti e poi inizia il defaticamento. Defaticamento che io ho ipotizzato possa concludersi in una decina di minuti, ok? Visto il lavoro che abbiamo fatto oggi. Ma vi ricordo sempre di prendervi il vostro tempo, soprattutto alla fine dell'allenamento. Se il riscaldamento è studiato, e so che all'interno di quei 10 minuti così strutturati riesco a portarvi su con l'intensità affinché poi voi possiate allenarvi senza problemi, senza rischi, perché i problemi nell'allenamento ci sono per qualsiasi grado di preparazione, ma senza rischi. Intanto non so se avete notato il numero che ho fatto con l'asciugamano. Tornate indietro di 10 secondi e rivedete il numero che ho fatto con l'asciugamano. Se lo riprovo non mi esce mai più, però adesso lo lascio lì, non è più un problema, ok? Mi sono addirittura perso quello che stavo dicendo, pensate quanto sono matto. Vi dicevo che il defaticamento è molto più soggettivo del riscaldamento, ha basi scientifiche fondate, sicure, ma io non posso conoscere ognuno di voi, ok? Quindi non so la vostra frequenza cardiaca di recupero, non so quanto ci mettete a scendere con la frequenza cardiaca a un livello accettabile. Intanto il nostro defaticamento in realtà è già iniziato, perché manteniamo le 100 rpm, ma abbiamo assunto, se volete potete farlo come me, come mi vedete adesso, una posizione
più seduta. Qua siamo comodamente in poltrona, ci mancano solo due poggiabraccia. Adesso chiedo ai ragazzi di Torx di modificarla, questa SRX 3500, e oltre al comodissimo devo dire che ogni allenamento che faccio resto stupito dal manubrio. È quasi come essere sulla mia bici ed è una sensazione che ho provato pochissime volte. Ho passato più bici indoor, marche, modelli, fasce di prezzo, gamme, e su tutte dicevo: cavolo, però quasi quasi avessi il mio manubrio riuscirei a fare di più. Mi facevano male le spalle, in alcune situazioni mi veniva mal di schiena. Qua devo dire che sono veramente in poltrona. Intanto scendiamo un po' con le pedalate perché si è concluso l'allenamento, quindi ci portiamo intorno alle 60-70, ok? Un ritmo molto molto comodo che ci porta a casa questi 10 minuti. Qui mi sento molto comodo, però sarei più comodo con due braccioli belli qua. Avete presente? Così, seduto, tranquillo a chiacchierare con voi. No, scherzi a parte, se volete possiamo andare ad affrontare il defaticamento in questa posizione, con un'avvertenza però: se siete soggetti che soffrono di lombalgia, quindi mal di schiena, la posizione seduta, questa in verticale, va a generare una pressione importante sui nostri dischi vertebrali, ok? Quindi alterniamola, non facciamoci 10 minuti seduti così perché potrebbe essere problematico, ok? Altra cosa, non è che la pressione sui dischi vertebrali c'è solo quando sto seduto sulla bici indoor, eh? Se faccio un lavoro d'ufficio e sto seduto tanto, la mia schiena ne risente. Quindi momento benessere, se volete prendervi cura, ecco, dovremmo trovare una musichetta e introdurre il momento benessere, però per adesso ve la butto lì così. Se volete veramente prendervi cura della vostra schiena, anche a lavoro, fate un lavoro d'ufficio, sedentario, oppure fate un lavoro in movimento ma non siete voi a muovervi, è la macchina che si muove perché guidate per tante ore al giorno, allora la vostra schiena ha bisogno delle giuste cure. In ufficio più ancora che in macchina, ma si può fare benissimo anche in macchina, fate delle pause. In ufficio il trucco più facile è quello di posizionare la stampante distante da voi, ok? Se siete in ufficio la stampante non deve essere sulla vostra scrivania, ma almeno sulla scrivania del collega di fronte a voi, e il collega di fronte a voi deve stampare sulla scrivania presente sulla vostra, ok? Facciamo questo giochino. Perché? Perché così decidiamo di mandare in stampa i file ogni 20 minuti e possiamo alzarci, camminare e diminuire la tensione sui nostri dischi vertebrali. Se guido, se faccio un lavoro che mi obbliga a guidare per tanto tempo, allora posso pensare di prolungare magari all'ora le soste, perché capisco che fermarsi ogni 20 minuti in macchina sia difficile, poi non si arriva più, però ogni ora fermiamoci, scendiamo un attimo dalla macchina, facciamo due passi, cerchiamo di sciogliere la nostra tensione muscolare, ma soprattutto se siamo in macchina evitiamo quelle posizioni che vedo sempre più spesso con il sedile quasi come se fosse una sdraio da spiaggia, ok? Lo so che è più comodo guidare con il sedile un po' reclinato indietro, per chi non lo sarebbe, ma va ancora di più ad aumentare la forza sui nostri dischi intervertebrali. Quindi cerchiamo di essere consapevoli del nostro corpo. Poi un pochettino di stretching a livello del tratto lombare ci occupa poco, pochissimo tempo, una decina di minuti al mattino, quindi possiamo trovare il tempo di inserirlo. E se non sapete cosa fare o come fare, vi invito ad andare a seguirmi sul mio canale Instagram cricollo-pt, dove se mi contattate penserò ad una scheda specifica per voi riguardo allo stretching
sia per la schiena ma anche per altre richieste. Vi dico una scheda specifica, quindi non posso creare una situazione, un contenitore di esercizi, perché gli esercizi non sono per tutti uguali. Non posso pensare di allenare o di far stare bene le persone tutte allo stesso modo. E momento dopo il momento benessere, momento frecciatina, quindi momento Robin Hood, tutti quelli che vi dicono che con quell'allenamento studiato così si ottengono risultati, beh, sicuramente si ottengono dei risultati, ma non è detto che quell'allenamento scritto e messo in quella cornice per tutti così sia funzionale, ok? Quindi cercate sempre di lavorare sul momento personalizzazione. Questi allenamenti in bici che vedete qua all'interno della Riding Experience vogliono essere il punto d'unione. È un allenamento personalizzato perché sappiamo esattamente noi di Torx che cosa ha bisogno una persona che si avvicina alla bici o che cosa ha bisogno un ciclista. Ragazzi, io so che sono giovane, grazie, però è un po' di anni che pedalo, ok? Soprattutto ho messo degli studi per arrivare qui, quindi so quali sono i momenti iniziali di una experience, proprio per quello l'abbiamo chiamata così, sulla sella. Ma sono anche consapevole che non sto allenando nessuno di voi al suo obiettivo specifico. Vi sto allenando all'obiettivo specifico del benessere, dello stare bene, dell'appassionarsi a uno sport, del muoversi e di migliorare in bici. Laddove qualcuno di voi mi dicesse: guarda Cristiano, però io ho questo obiettivo, la Gran Fondo, la salita dietro casa dove voglio abbassare il mio tempo personale, l'amico antipatico, l'amico nemico che mi stacca su tutte le salite e voglio andare a dimostrargli che per una volta lo lascio indietro io, beh, allora lì servirebbe qualcosa di più personalizzato. Sapete come fare: account Instagram, mi scrivete e ci mettiamo d'accordo, ok? Però questo è un contenitore fatto per farvi stare meglio. Sicuramente andrete anche un pochettino più forte, accuserete meno fatica, però non è specifico, ok? Finito il momento Robin Hood, sta anche finendo quasi il nostro defaticamento. Mancano circa 3 minuti. Questi 3 minuti ve li lascio fare in maniera autonoma. Io vi voglio far vedere due piccoli esercizi di stretching utili per il lavoro che abbiamo fatto oggi. Quindi voi continuate il vostro defaticamento, io intanto inizio a rallentare. Non fermatevi ancora, voi non fate scherzi, perché ve l'ho detto, dovete ascoltarvi, dovete arrivare affinché il vostro cuore sia tranquillo. Io vi dicevo che si va a stimolare un muscolo nuovo oggi, che abbiamo stimolato poco, che è il polpaccio. E quindi volevo andare a farvi vedere, mentre scendiamo dalla bici, un esercizio specifico di stretching per il polpaccio, fatto sempre utilizzando la nostra bike. E in realtà è un esercizio per tutta la parte posteriore della gamba. Andiamo a posizionare la gamba sulla bike. Sulla sella è l'ideale perché è l'altezza giusta, ok? È esattamente il mio cavallo. Da qui vado a tirare la punta del piede verso di me, quindi ad allungare tutto il polpaccio, ok? Quanto fare stretching? Beh, mantengo una 30 secondi la posizione. Se arrivo con la mano, ancora meglio, posso incrementare la tensione, quindi il lavoro, e poi alterno per almeno 2 volte, ok? Io prima mi rendo presentabile, poi... Ah, perfetto, bellissimo. Non lo so, non vedo, quindi va bene così. Vi vengo a salutare, vi ringrazio per questo nuovo appuntamento di Riding Experience. Ci vediamo alla prossima e mi raccomando, non dimenticatevi un bel pollice di like e cliccate sulla campanella per iscrivervi anche al canale e non perdere nessun aggiornamento. Alla prossima!